Siamo ai SEAT Music Awards e sono molto contento di iniziare quest'oggi con J-Ax. Ciao, scusa, stavo salutando Salmo che passava. Saluta Salmo, non c'è problema. Io volevo sapere da te, visto che sei una persona estremamente creativa, come nutri questa creatività che soprattutto è nella musica? Beh, con la costanza, soprattutto mettersi tutti i giorni, non fare quello che aspetta la musa va presa e portata tramite il collo, capito? Afferrata per il collo e tentando comunque di togliere più filtri possibili fra me e lo scrivere, quindi ogni cosa che mi viene in mente non farmi condizionare da cosa può pensare il pubblico, cosa può pensare il mio fan, così, ma scriverla e farla semplicemente. Vivere ogni giorno come fosse il primo per mantenere la voglia di continuare a fare qualcosa sempre di nuovo. Come puoi consigliare le nuove generazioni, visto che tu sei un riferimento per loro, per mantenere questo, quello che è stata la tradizione un po' della tua carriera, di essere sempre sul pezzo? È lo stesso consiglio che do da anni. Non ricercare altro se non il tuo stile, devi essere più possibile diverso dagli altri, fare la tua cosa particolare e poi devi interessartene e sbattertene nello stesso momento, è molto difficile, però deve essere la cosa che più ami, per dirla in parole povere, deve essere la cosa che più ami, ma non quella che ti deve dare la tua definizione di che persona sei. Grazie mille. Grazie a voi.